Un amore all'altezza di Ella di Daring. È una commedia divertentissima, devo dire la verità, con momenti anche emotivamente tesi e importanti. È un romanzo che mi ha sorpreso sempre di più. Ecco, diciamo che ricordo di aver inizialmente parlato con Ella perché ho avuto la fortuna di incontrarla di persona e mi ricordo che gli ho detto: "Caspita, come sei descrittiva". Allora, visto il romanzo che è grande, ho detto: "Mamma mia, se descrive così tanto". E invece un tubo descrive il giusto perché ti fa entrare all'interno delle pagine, ti fa entrare all'interno delle storie e che dire? Non posso fare altro che cominciare la puntata raccontandovi un po' di che cosa si tratta. Allora, la nostra protagonista si chiama Nina, è una ragazza giovane, intraprendente e timorosa allo stesso tempo. Da piccola ha avuto un incidente che le ha creato qualche problema rispetto all'altezza. Ho deciso di raccontare fino a un certo punto, come sempre, perché vorrei proprio che alla fine di questa diretta compraste il libro, che si può trovare ovviamente online. E, quindi questo incidente fa sì che i genitori siano molto protettivi nei suoi confronti, anche se lei non vive più in casa con i genitori, chiaramente, però diciamo che loro cercano sempre di tenerla un pochino protetta, no? Nonostante siano passati tanti anni dal suo incidente, tant'è, vorrebbero che lei rimanesse sempre intorno a loro. Vi leggo un po' di quarta di copertina. Nina vive con la cagnolina Brioche a Saint-Pierre, una cittadina ad un paio d'ore da Parigi, dove gestisce una piccola attività di chef a domicilio. La sua vita scivola in una pacata e noiosa abitudine. Gli affari non vanno benissimo e l'unica cliente fissa è Vivienne Bonnet, una misteriosa e ricca donna d'affari. La timida e gentile chef ha grandi aspirazioni ma poco coraggio e l'unico momento in cui si sente felice è quando cucina. Niente sembra poter smuovere la sua routine, nemmeno il suo amico Alain e suo angelo custode, che la incoraggia ad avere più fiducia nelle proprie capacità. Sembra già tutto scritto, fino a quando? Fino a quando ve lo racconto io, perché altrimenti vi anticipo tutto nella quarta di copertina. Giustamente è indicato che Nina si sente sicura soltanto quando cucina. Allora, cominciamo ad entrare un po' nel mondo di Nina dall'incipit. Quando la sveglia suonò, Nina era immersa nel più profondo dei sonni e balzò sul letto come se un topo si fosse intrufolato sotto le sue lenzuola. Pigiò il pulsante di spegnimento con gli occhi ancora chiusi, stropicciandoli delicatamente. Un fascio di sole che filtrava dal minuscolo abbaino, unica finestrella nella mansarda dove aveva arredato la sua camera da letto, colpiva la coperta di lana tricot, disegnando un triangolo luminoso in fondo al letto. Era giovedì. Tirò giù i piedi e li appoggiò sul caldo pavimento in noce prima di alzarsi. Mi devo dare una mossa o non riuscirò a fare niente. Dove deve andare? Abbiamo letto nella quarta di copertina che lei ha una piccola attività di catering. E allora andiamo avanti con la lettura in modo che si possa capire meglio. Cosa fa questa ragazza? Ha questa piccola attività, c'è cioè lei sola, e di fatto fa la spesa con un'attenzione maniacale, così come maniacale l'attenzione che ha di mettere le cose in frigo tutte rigorosamente in ordine, nel suo ordine, però credetemi, ve lo voglio far leggere da soli perché è divertente. È peggio di mia sorella che metteva le maglie in ordine di colore, ecco, diciamo. Una volta che fa la spesa, va a casa del cliente. Vediamo che cosa succede. Ecco la prima portata di questa sera, annunciò Nina facendo il suo ingresso nella sala. Vi trovò Vivienne impegnata in una telefonata. Eric, ora devo lasciarti, sto per cenare. Ci sentiamo più tardi a cose fatte. Che delizioso profumino. Spero che siano di suo gradimento, replicò Nina sistemando il piatto davanti a Madame che nel frattempo si era accomodata a tavola. Ne sono certa.
Dopo la prima portata seguì l'agnello e al momento del dolce Nina si avvicinò a Vivien con in mano un piatto che sembrava essere uscito dalle mani di un maestro pasticcere. Era davvero orgogliosa del lavoro fatto. Sul piatto bianco spiccava il cubo di cremoso al cioccolato sormontato da due scaglie di sfoglia di meringa italiana. Ai lati due strisce perfettamente simmetriche di gel solido al mango e una quenelle di gelato al rum su un croccante di meringa. Allora, Nina ha un'unica cliente, Vivienne Bonnet. Ogni giovedì Nina prepara la spesa e va a casa di questa donna a cucinare. La vita di Nina è semplice. Lei ha questo impegno settimanale, ama cucinare, ama sperimentare, ma è frenata. È frenata dal discorso che facevo prima rispetto al fatto che comunque l'incidente l'ha portata a essere un po' timorosa, i genitori non l'aiutano. C'è una persona che tifa per lei e che l'aiuta enormemente a spiccare il volo ed è la nonna, ma ne parliamo più avanti. In questo momento mi fa piacere ricordare Vivienne. Vivienne è una donna molto ricca, diciamo che si vizia una volta a settimana con i piatti delicatissimi di Nina. Nina non sa che quel giovedì, e ve lo sto per leggere, accade qualcosa di veramente insolito, ma soprattutto qualcosa che le cambierà la vita, ma lei non lo può ancora sapere. Andiamo a vedere. Abbiamo detto che porta il dolce. Vivienne le dice: "Ne hai un'altra porzione?" "Certo, ne preparo sempre una di riserva nel caso qualcosa vada storto." Si affrettò a rispondere Nina. "Vieni a sedere qui. Prendi il dolce anche per te." "Ma madame, ma che dice?" In modo gentile che Vivienne le stava riservando, la insospettiva parecchio, così come la metteva terribilmente in imbarazzo la richiesta di sedersi a mangiare con lei. "Davvero no, non fa parte del mio lavoro. La cena che preparo è solo ed esclusivamente per lei." "Siediti, Nina." Questa volta Vivienne la guardò con il piglio di un comandante, pronunciando quelle due parole senza lasciare alcun dubbio che fossero un ordine. "Vorrei parlarti di una cosa decisamente importante e che ti riguarda molto da vicino." Nina nemmeno seppe come, ma a fine cena Madame la convinse a sedersi con lei per il dolce. "Sai di cosa mi occupo per lavoro?" le domandò Vivienne appena si fu accomodata accanto a lei. "So che lei è una donna d'affari, non so molto altro, non ci capisco molto di queste cose." "Sono un investitore," spiegò Madame. "Sai di cosa parlo? Investe dei soldi da qualche parte?" "Corretto," confermò Vivienne, "in attività." "Capisco. No, non voglio annoiarti, ma vorrei proporti un lavoro. Eric, il mio collaboratore finanziario, mi ha appena proposto un investimento davvero interessante." Vivienne nel frattempo continuava a parlare e aveva lasciato intatto il dolce nel piatto. "Tra un paio di settimane dovrei recarmi a Parigi per incontrare i proprietari di una società nella quale mi piacerebbe investire. Purtroppo ho impegni che mi trattengono qui e non posso muovermi da Saint-Pierre." Nina, sempre più confusa, diede una cucchiaiata al cremoso cioccolato con aria afflitta. "Per arrivare al punto, ho bisogno che tu mi sostituisca in questo incontro." "Ma in che senso?" "Nel senso che tu devi prendere il mio posto." "Ma le persone che deve incontrare non saranno contente di avere a che fare con una chef piuttosto che con lei?" "Probabilmente non mi sono spiegata. Dovrei sostituirti a me, nel senso che ti presenterai come Vivienne Bonnet." "Ma che sta dicendo?" "Quello che hai appena sentito," insistette Madame Bonnet senza la minima incertezza. "Ma Vivienne, io e lei siamo completamente diverse e non abbiamo..." "Non provare a dire qualcosa sulla nostra differenza di età. Lo so da me che è considerevole, me lo hanno già fatto notare. Ora ti spiego e così capirai meglio." "Ma Vivienne, io non vorrei..." "Questo investimento è davvero importante per me. Un po' come per te l'idea di aprire una società di catering. E ora che conosco le tue capacità, potrei darti una mano, soprattutto dopo il favore che mi farai."
E che cosa dovrei fare? Nina si abbandonò sulla sedia dove si trovava, incurvando le spalle e prendendo un'altra generosa cucchiaiata di cremoso, certa che solo una buona dose di cioccolato avrebbe potuto consolarla per quel pasticcio nel quale si stava andando a ficcare. Il mattino successivo Nina si svegliò nei panni di Vivienne Bonnet. Non che lo fosse già, ma sarebbe stato così in poco meno di 3 settimane e lei, ancora, non si sapeva spiegare come era potuto accadere che avesse acconsentito a quella follia. Allora, direi che è già fantastico, no? Immaginare questa ragazza giovanissima, alla quale viene fatta una proposta a dir poco folle, cioè una signora di un'età decisamente superiore alla sua, almeno di 2 volte e mezzo, le chiede di diventare la signora Vivienne Bonnet. Chiaramente Nina, rifiuta lì per lì. Poi Vivienne, che oltre a essere che è una donna d'affari e come tale molto scaltra, mette un sassolino, no? E fa capire a Nina che qualora avesse acconsentito ad aiutarla, viceversa lei avrebbe aiutato Nina a investire nella propria attività, no? Nell'attività che Nina sogna, ovvero quella di aprire una società di catering. La prima domanda è: che cosa fareste voi se vi capitasse un'occasione così? Oppure, se qualcuno vi chiedesse una cosa così folle, che cosa rispondereste voi? Io me lo sono chiesta e devo dire la verità che mi piace pensare che accetterei all'età che ha Nina, che è veramente giovane, perché ella, correggimi se sbaglio, ma non ha nemmeno 30 anni, quindi è proprio giovane, mi sembra che abbia 22-25 anni, non me lo ricordo, perdonatemi. Ella, scrivimelo tu, grazie. Quindi di fatto ha tutta la vita davanti, in più una vita che in questo momento è decisamente statica, no? Ha un amico, Alain, che è una persona meravigliosa e è un ragazzo omosessuale che spesso e volentieri viene definito molto teatrale. Infatti ci sarà una lettura nella quale io mi sono divertita a raccontarlo un po' così come l'ho vissuto io all'interno del romanzo, ma poi insomma diciamo che lo vedremo insieme. Non ha 30 anni, infatti, però pochi meno. Quindi insomma mi dice ella che siamo tra i 25, insomma giù di lì, l'età nella quale hai il mondo in mano, no? Anche se io penso che tu mondo in mano possa averlo a qualunque età. Aiutatemi un po', scrivetemi, ditemi voi cosa ne pensate. Io credo che nel momento in cui dovesse capitare un'occasione, l'occasione della vita, no? Di cambiare, chissà, perché no? Voi direste di sì, direste di no? Scrivetemi qualche cosa, nel frattempo io cerco la prossima lettura. Chiaramente Vivienne deve, naturalmente Nina, ormai che la chiamo Vivienne perché è già entrata nella mia testa questa cosa che lei accetta questo lavoro e quindi diventerà Vivienne, però di fatto lei è Nina, quindi prima di partire che cosa deve fare? Chiaramente deve parlare con i genitori e torniamo al discorso iniziale per il quale i genitori sono timorosi, ma come vi accennavo c'è qualcuno, anzi una signora anziana, che fa decisamente il tifo per Nina sperando che lei si decida a spiccare il volo. L'ho già detto, ricomincerò a dire spiccare il volo, lo dirò più volte perché effettivamente ha il suo perché. Ovvero, l'incidente di Nina la porta ad avere il terrore, ma veramente il terrore dell'altezza. Quindi il titolo del romanzo, Un amore all'altezza, diciamo che ha più sfaccettature. Avvisa i genitori non sono affatto contenti, cercano in tutti i modi di persuaderla. La madre, per esempio, le dice: ma come farai tutta sola nella capitale? Sua madre non nascose la sua profonda preoccupazione. Se dovesse capitarti, insomma, lo sai cosa intendo? Parlava raramente del problema di sua figlia. Parigi non è come Saint-Pierre. Lo so perfettamente, mamma, che Parigi non è come Saint-Pierre, ma non ho molta altra scelta.
Certo che hai un'altra scelta, la rimbeccò sua madre. Puoi dire che non andrai, punto e basta. Ha ragione tua madre, aggiunse Henry. Non posso dire di no a Madame Bonnet, protestò Nina. È praticamente la mia unica cliente. Senza di lei la mia attività chiuderebbe. E poi ha promesso che mi aiuterà con il mio progetto del catering. Ancora con questa storia. E chi te lo garantisce? Sua madre voleva soltanto metterla in guardia, ma risultò alquanto sgradevole. Senti, mamma, puoi smetterla di essere così negativa su tutto? Non mi aiuta affatto. Sono realista. Ha ragione tua madre, si accodò suo padre. Questo è semplice realismo. Quando una persona non è in grado di fare una cosa, dovrebbe semplicemente accettarlo, disse con tono pacato. Così ti stai solamente facendo del male. Ma che cosa ti riferisci, papà? Al mio problema o al catering? Ad entrambi. Quella risposta fu come un pugno nello stomaco. Non c'è niente di peggio di avere i genitori contro rispetto a un sogno che tu hai. Però penso che la cucina sia una cosa oggettiva, cioè il saper cucinare sia effettivamente una cosa oggettiva. Per cui, dal momento in cui un genitore dubita, mi ricordo che la mia famiglia mi diceva: sì, vuoi fare teatro, prima laureati, poi fai quello che vuoi. Però una famiglia di imprenditori, di lavoratori, è chiaro che pensano che il sogno di una ragazzina di recitare sia effettivamente un sogno. Io non andavo già in una scuola di teatro, non facevo spettacoli, non potevano vedere che eventualmente avrei potuto anche diventare qualcuno o essere brava in quel momento, no? Era un sogno. Invece, caspita, Nina ha un sogno oggettivo, della serie ti cucino qualche cosa e tu ti rendi conto. Quindi i genitori sono un po' chiusi, timorosi, l'amano, ma hanno questa grande paura che lei, possa rimanere delusa, possa rimanere male o che questo suo problema potrà, mi sono persa coi verbi, di fatto teme che il suo problema possa diventare poi, qualche cosa che davvero, le darà problemi, no? Però c'è la nonna. Dopo questa discussione che Nina ha con la famiglia, va a salutare la nonna. Ciao nonna, io vado via. Si avvicinò alla poltrona nella quale se ne stava seduta Elda e si appoggiò al bracciolo. Che stai leggendo? Oh, ciao tesoro, vai già via? Sì, cosa leggi? La ricetta per una torta. Potresti sostituire il succo di limone con quello d'arancia, mormorò mentre scorreva gli ingredienti. Ma non sei troppo vecchia per cucinare ancora? Brutta screanzata! Non si è mai troppo vecchi per nulla, sorrise e si tolse gli occhiali da lettura che teneva sul naso. Come vanno le cose con chef a domicilio? Chiese inaspettatamente la nipote. Non benissimo. E che cosa stai aspettando? Aspettando? Insomma, voglio dire, spero tu non voglia dare retta a tua madre e tuo padre. Ma nonna, non ti ho mai sentito parlare così, perché non è mai stato il momento giusto. E adesso lo è? Se non lo è adesso, non lo sarà mai più. Ma io non so se sono pronta. Devi semplicemente smetterla di rimanere ferma immobile dove sei. Questa proposta di Madame Bonnet sembra essere un segno del destino. Vai e vivi la tua vita, qualsiasi cosa succeda, saprai di aver fatto un passo in una qualsiasi direzione. E poi sappi che non si è pronti per fare una cosa fino a quando non la si sta facendo. Nella vita non puoi farti guidare dalla paura, bambina mia, perché alla fine ti accorgeresti di non aver vissuto affatto. E tu come hai vissuto, nonna? Penso di aver vissuto con coraggio. Rispose Elda dopo averci pensato su. E gentilezza. E vorrei che tu facessi lo stesso. Oh nonna, mia cara, non basta più che tu dica semplicemente ok per poi girare la testa dall'altra parte. Elda la incalzò con convinzione. Non voglio farti star male, ma penso che dovresti ragionare su quante rinunce hai già fatto fino ad oggi. Ma cosa intendi dire? Ricordati dei tuoi sogni. Della scuola per chef di Parigi alla quale non ti sei mai iscritta. Va bene, nonna, ho capito. Non devi essere triste, promettilo. Promettimi che non annullerai anche questo viaggio a Parigi. Ma perché ti preme tanto che io vada? Vuoi forse liberarti di me? No, tesoro mio, al contrario, mi piacerebbe che tu potessi restare per sempre con me. Ma è l'ora che tu spicchi il volo per conto tuo. Nina accennò un sorriso. Beh,
spiccare il volo non è proprio l'espressione più adatta a me. E qui torniamo al discorso dell'altezza. Quando avrete letto questo romanzo, quando leggerete questo romanzo e capirete le ragioni che hanno così terrorizzato Nina rispetto all'altezza, allora vi verranno in mente queste parole, vi verrà in mente l'espressione spiccare il volo. Al di là del contenuto di questo romanzo, che mi è piaciuto tantissimo, sono tornata adolescente. Io mi sono presa degli appunti perché lo faccio sempre. E in effetti ho scritto una commedia romantica nella quale perdersi. Mi sono sentita a tratti un'adolescente insieme alla protagonista che in preda ad una passione incontrollabile diventa rossa, si inciampa, si parla e si dice di smetterla e si sente inadeguata. A chi non è capitato di sentirsi così? Allora, ho anticipato un po' l'argomento, diciamo il prossimo argomento, perché di fatto Nina partirà e andrà a Parigi. Che cosa succede a Parigi? Succede una cosa meravigliosa, un incontro. L'incontro che effettivamente le cambierà la vita. Ma adesso mi fermo un momento, bevo un bicchiere d'acqua, guardo che cosa dice Ella Daring e se ha qualche cosa da aggiungere, ti prego Ella, fallo, perché mi accorgo che la prima puntata sono un po' agitata, spero di non fare confusione e di mantenere l'attenzione su questo bellissimo romanzo. Mi fermo un momento, bevo un bicchiere d'acqua e aspetto che voi diciate la vostra. Intanto leggo anche i commenti che già vedo che sono arrivati. Mario Colina mi scrive che ha 30 anni, fantastico, quindi tu puoi partire e andare dove vuoi, a meno che tu non abbia già dei figli, allora in quel caso l'amore di papà fa sì che tu rimanga a casa. Katia Mirabile mi dice assolutamente sì, quindi è d'accordo con me, partirebbe. Marina, vedi che bello come siamo diversi. Marinella Riccardi dice: io direi di no, paura di non esserne all'altezza. Ta 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 tan! E torniamo al discorso dell'altezza, che chiaramente nel contesto di Marinella assume un altro significato, ma non è distante da Nina, perché anche Nina è molto insicura in questo senso. È come se avesse due personalità. È un adolescente impacciato quando si tratta di amore, quando si tratta di prendere delle decisioni di questo tipo, ma quando entra in cucina si trasforma. Concentrata, precisa, sa esattamente quello che deve fare, improvvisa, perché i veri chef, devo dire che sono capaci anche a creare delle ricette meravigliose con in frigo 3-4 ingredienti, no? Ecco, lei, io l'ho visualizzata molto, una ragazza molto carina, me la immagino, grazie anche all'aiuto di Ella, di Darin, che ce l'ha descritta un po', però per cambiare un po' quello che dice Ella, me la immagino con delle lentiggini, me la immagino alta, un po' goffa, ma anche sexy. Quindi, insomma, è un personaggio che io ho amato e ho anche un po' idealizzato. Allora, Alessandra Lenza, all'età della protagonista ero molto insicura. Allora, Ella di Daring dice, l'autrice, posso dire che la frase che hai letto in merito dal non farsi guidare dalla paura è una frase alla quale tengo molto, è il cuore del romanzo e dovrebbe indicarci la strada sempre nella vita. Vero, la paura, può evitare sicuramente di inciampare, no? Perché se uno sta fermo, immobile, non succede nulla. È questa la cosa triste, che non succede nulla. Quindi a volte bisogna davvero provare a superare l'ostacolo e rischiare di cadere, perché magari cadi, poi ti rialzi, poi ricadi, poi ti rialzi, però di fatto hai tentato di fare qualcosa, no? Io mi ricordo, per quanto riguarda questo discorso delle letture, all'inizio ero molto timorosa, temevo di non risultare vera come mi piace essere, temevo di non essere capace, e invece piano piano, a furia di tentare, perché ecco, una cosa secondo me fondamentale è essere preparati, no? Uno ha un sogno e studia perché questo sogno si possa realizzare, poi c'è il talento, senz'altro, ma diciamo che soltanto col talento puoi arrivare fino a un certo punto. Se poi vuoi fare il grande passo, bisogna che
dopo esserti fatto notare grazie al tuo talento, devi farti un mazzo così per dimostrare di meritare dove vuoi arrivare, se ci arrivi, e soprattutto per rimanere, no? Vediamo cos'altro dicono. Alessandra Lenzi dice: io da giovane ero molto insicura da piccola e forse non avrei osato, adesso sì. Bruno Volpi dice: non è che per caso c'è qualcosa di divino anche in te, ma chissà, vedi, senza aver letto il tuo commento ho anticipato un po', no? Nel senso che secondo me la paura è anche un sinonimo, a volte, di, quando non è patologica, è un sinonimo di umiltà, no? Una persona che teme di non riuscire, è facile, come accennavo prima, che magari si impegnerà a fondo, studierà a fondo in modo da evitare di essere insicura, no? Penso che tutti nella vita abbiamo avuto paura e ci siamo sentiti insicuri almeno una volta. Caspita, e come? Più di una volta, più di due volte, più di tre. Ma se siamo qui a leggere questo bellissimo romanzo, vuol dire che evidentemente abbiamo avuto coraggio e abbiamo superato per certi aspetti le nostre paure, no? Allora andiamo avanti perché è sempre più bello. E soprattutto una cosa a proposito della cucina che mi è piaciuta un sacco di questo romanzo, l'ho trovato veramente originale, che alla fine di ogni capitolo c'è la ricetta della quale si è parlato durante il capitolo. Quindi è veramente carino, guardate. Alla fine di ogni capitolo trovate una ricetta diversa, quindi potete diventare anche piccoli chef leggendo questo romanzo. Chiaramente dovete fare la spesa prima e quindi dovrete leggere un capitolo, ricetta, spesa, tentativo di fare. La copertina è molto bella, è vero? Eccola qui, la nostra Nina Chef. Non vi ho presentato ancora il grifoncino belga brioche, ma perché? Perché voglio presentarvelo durante una lettura. Allora, andiamo a vedere come si sviluppa il romanzo. Abbiamo parlato della nonna, abbiamo detto che assolutamente questa donna deve partire, e effettivamente parte. Parte una cosa che mi è piaciuta un sacco, che parte e che Vivien Bonnet le dà. Praticamente le fa l'armadio nuovo, nel senso che Vivienne vestiva sempre con abiti molto più grandi rispetto alla sua taglia. Diciamo che era un po' disinteressata al suo aspetto fisico. Il suo amico Alain soffriva abbastanza di questo, la sgridava spesso per il fatto che lei fosse così poco attenta al suo essere, no? E quindi Vivien Bonnet le fa l'armadio nuovo, praticamente le regala delle mise in modo che lei possa arrivare a Parigi ed essere assolutamente sul pezzo. Fatto sta che una volta a Parigi, vestita ghindata, prima di andare a questo appuntamento importante di lavoro, decide di portare fuori la sua cagnolina Brioche. Quando si fermò su una panchina al lato della stradina per sistemare il cinturino della scarpa, Brioche, che il minuto prima sembrava tranquilla, seduta accanto a lei ad aspettare paziente, inaspettatamente iniziò ad abbaiare come una folle, lanciandosi in corsa e allontanandosi in fretta. Brioche! Brioche! Le urlò dietro Nina, ma anche se continuò a richiamarla a gran voce, inseguendo la barcollante sui tacchi, la piccola indemoniata non ne volle sapere nulla e continuò la sua marcia sempre più veloce. Fortunatamente, dopo un centinaio di metri, la grifoncina si bloccò di colpo, abbaiando con così tanta energia che ad ogni verso emesso saltellava all'indietro come il rinculo di una pistola. Nina a quel punto rallentò e fermò la sua maratona, evitando di fratturarsi entrambe le caviglie. Rossa in viso con il fiatone, si concentrò sulla sua amica a quattro zampe. Brioche, ma sei matta? Esclamò appena la raggiunse mentre la bestiola continuava ad abbaiare imperterrita. Ma che ti è preso? Si accucciò con il proposito di tranquillizzarla. Afferrò la cagnolina sollevandola da terra con un solo braccio, mentre l'altro reggeva il libro appena acquistato, ma la piccola continuò a dimenarsi come tarantolata. Un verso profondo e spaventoso, che sembrò più di un mostro che di un cane, le immobilizzò entrambe. Quando Nina alzò gli occhi, si ritrovò davanti un enorme, non sapeva cosa.
Era certa solamente di essere di fronte ad un gigantesco animale peloso, con il muso di un orso circondato dalla criniera di un leone. Ciao, bello, disse a denti stretti, senza muovere più muscoli di quelli necessari a pronunciare quella frase. Nel frattempo il bestione si era avvicinato e stava annusando le zampe di brioche che penzolavano dal suo braccio. Zeus, accuccia! Maschile richiamò la belva e quando Nina guardò a chi appartenesse, rimase imbambolata come una allocca. Alto, fisico atletico, fasciato in un elegante completo blu e viso bellissimo, con un sorriso intrigante accoppiato ad occhi azzurri come il mare dei Caraibi. I capelli erano biondi e lucenti, corti, ma con un bel ciuffo scompigliato che regalava allo sconosciuto un'aria affascinante, ma non studiata. L'aria di chi conosce il potere del suo carisma e sa perfettamente come utilizzarlo. Roba da darsi la gambe senza pensarci due volte. Potresti dire al tuo non so cosa di indietreggiare? Chiese Nina accennando un movimento della mano come a voler scacciare un insetto. Scusami. Il tipo prese il grosso cane per il collare, lo tirò a sé e quello si mosse placidamente, senza opporre nessuna resistenza. Zeus è grande e grosso, ma non farebbe male ad una mosca. Sfoderò un sorriso perfetto ed ammagliante. Mi dispiace molto che ti abbia spaventata. No, è che la stazza non tranquillizza molto, ecco. Effettivamente, se solo avesse voluto, Zeus avrebbe potuto ingoiarsi Brioche e Nina insieme in un sol boccone. Che razza è? Non penso di aver visto mai nulla di simile in vita mia. Sembra un incrocio tra un orso e un leone. È un dogo del Tibet, rispose lui, affondando la mano nel folto pelo della mastodontica testa di Zeus. E il tuo? Lui è una lei. Si chiama Brioche ed è una grifone belga, o grifoncina se preferisci. Sempre così agitata? Di solito no, non si allontana mai da me, replicò Nina con un'espressione ebete. Da quando ci aveva posato gli occhi sopra, non era riuscita più a staccarli da quel sorriso ipnotico che l'uomo aveva appiccicato sul suo bellissimo e intrigante volto. Non conosce questo parco e quando è scappata ho avuto paura di poterla perdere, aggiunse facendo finta di stare dietro alla conversazione. Certo, capisco. Forse adesso che è calma puoi rimetterla giù, le suggerì. Si passò una mano tra i capelli con un gesto terribilmente sexy. Sono sicuro che faranno subito amicizia, a dispetto delle apparenze. Zeus è davvero molto socievole e adora le cagnoline di piccola taglia. Le rivolse uno sguardo malizioso e Nina si infuocò senza nemmeno rendersene conto, ma seguì il consiglio e si accucciò, posando a terra la piccola amica a quattro zampe. Quando fu di nuovo in piedi, si aggiustò il vestito lisciando la gonna a pieghe e sistemò il libro del quale aveva stropicciato inavvertitamente qualche pagina. Piacere, io sono. L'uomo non fece in tempo a pronunciare il suo nome che la piccola grifoncina drizzò le orecchie e voltandosi verso un cespuglio riprese ad abbaiare forsennatamente, tuffandosi nel groviglio di rami e foglie. Oddio! L'espressione sconfortata di Nina fece incurvare impercettibilmente l'angolo della bocca dello sconosciuto in un sorriso appena accennato. Brioche! Gridò lei, ma ormai la piccola peste era già lontana. Scusami, scusami, devo riprenderla! Si afferrò istintivamente la gonna dell'abito, alzandola per essere più scattante e facendo cadere il libro in mezzo al sentiero senza rendersene conto. Prese di nuovo a correre dietro la sua cagnolina, annaspando sui tacchi. Allora, io spero di essere riuscita a trasmettervi questo meraviglioso incontro che cambierà effettivamente la vita di Nina. Io mi sono ritrovata a sognare insieme a lei, e adesso mia mamma so che mi sta guardando e sa che sono un'inguaribile romantica e quindi diciamo che è tornato tutto il mio romanticismo leggendo questo romanzo e ho vissuto con lei questa passione per quest'uomo. Sono molto indecisa perché in realtà io non vorrei dirvi molto di più, cioè mi piacerebbe fermarmi a questa passione che chiaramente avrà degli alti e dei bassi, avrà dei momenti incredibili. Ho deciso di farvi un regalo, spero che ella non mi abbia male, ma io ho sofferto tantissimo rispetto
questa coppia che per una ragione o per l'altra non riusciva mai a stare insieme per più di un tot di tempo. Succedeva sempre qualcosa per cui sembrava una fuggitiva Nina, no? Ella, aiutami tu. E ogni volta succedeva qualcosa. Allora io ho preso qualche, chiaramente ho preso qualche altro spunto perché avevo piacere di farvi entrare un po' in questa cosa che vi sto raccontando. Ho deciso di leggervi qualche cosa rispetto ad Alain, perché è l'amico che tutti vorrebbero avere. Per certi versi è una macchietta, per altri versi è una persona molto, molto profonda. È davvero un amico con la maiuscola. Nina, senza di lui, probabilmente. Non sarebbe così. Ecco, diciamo che questo ragazzo la stimola, la invoglia, la incoraggia è sempre con lei e l'aiuta, partirà con lei a Parigi. Ricordiamo che Alain lavora insieme a Vivienne, diciamo che è il suo factotum, no? L'aiuta per tutte le commissioni, per tutto ciò di cui Vivienne ha bisogno. Per cui si ritrova a Parigi insieme a questa Nina assolutamente impreparata alla vita, e talmente impreparata che questa passione che ha per Christophe è una passione tormentata. Tormentata perché, come tutte le ragazze della sua età, soprattutto se mai prima d'ora si erano innamorate, va da sé che l'incertezza e l'insicurezza è notevole. Se poi la persona sulla quale hai messo gli occhi è una persona molto, molto sicura di sé, molto intransigente e soprattutto con un lavoro importante, diciamo che è difficile sentirsi a proprio agio, sentirsi all'altezza, no? E torniamo al discorso dell'altezza, che in questo senso riprende un po' quello che diceva prima Marinella, non so se mi sento all'altezza, no? Cioè non so se mi sentirei all'altezza di un ruolo così. E torniamo al discorso dell'altezza perché effettivamente c'è un momento nel quale Nina si domanda se può essere un uomo giusto per lei, un uomo di successo, un imprenditore così, così importante, chissà. Forse lei è troppo piccola dal punto di vista intellettuale, è troppo piccola in tutti i sensi. E allora l'amico Alain le va incontro. Allora, ora puoi dirmi che succede? Nulla, non dire sciocchezze. So leggere la tristezza negli occhi degli altri e tu lo sai bene. È che sono una persona complicata. Questo l'avevo già capito, ma non lo siamo tutti? Ti sembro un tipo semplice io? Nina sorrise. Quell'uomo mi piace davvero. Bene, è la prima volta da quando ti conosco che mi dici una cosa del genere e considerando la tua età, mia cara ragazza, stavo iniziando a preoccuparmi. Ma non è la persona adatta a me. E perché? E chi lo dice? Lo dico io. Mi sembra una conclusione affrettata. A me no. Veniamo da due mondi differenti. Io sono una provinciale che stenta a mandare avanti un'attività di chef a domicilio e lui è un miliardario di successo che probabilmente è convinto di essere sul punto di sedurre una multimilionaria. Ah, quindi siamo tornati ai tempi delle divisioni di classe. Ma non sa nemmeno chi io sia realmente. Questo è vero, ma potresti dirglielo dopo questa faccenda. E poi è davvero un problema? Potreste fare finta di essere in uno di quei giochi erotici di ruolo? Pensi di smetterla o me ne devo andare? Oh, va bene, come sei pudica. Che ne dici se domani ci consoliamo con un giro di shopping? Christopher Dupont sarà anche la miglior guida culinaria di Parigi, ma io sono di certo il consulente d'immagine più esperto e dopo l'eccellente lavoro di Vivienne, sarebbe davvero un peccato se tu decidessi di non mantenere questo stile. La scrutò stringendo i suoi piccoli acuti occhi azzurri. Poi si alzò di scatto e la tirò giù dal letto, spingendola verso l'enorme specchio appoggiato ad una parete della camera. Guardati. Cosa vedi?
me stessa con te di fianco. Ma guarda, guarda come vesti bene questi abiti. E non intendo solo che ti stanno bene. Sei tu probabilmente in una fase di scoperta di quella vera te stessa che stava nascosto sotto quegli stracci sformati nei quali ti ostinavi a nasconderti. Quindi, alla fine, non è una bugia vera e propria quella che stai raccontando a Mister Adone. Con questa trasformazione in atto, non penso che nemmeno tu sappia realmente chi sei. Ora vai. Se domani vogliamo comprare i pezzi migliori, dobbiamo svegliarci all'alba e io devo essere riposato per essere lucido per lo shopping. La mattina successiva si svegliò per il rumore di qualcuno che bussava alla porta. Si voltò verso la sveglia che era posizionata sul comodino. Erano solamente le 7. Anche Brioche era ancora raggomitolata in fondo al letto. Andò ad aprire trascinandosi per arrivare fino alla porta senza cadere dal sonno. Non sei pronta? Vedi di prepararti in fretta perché Julie sta cucinando la colazione che sarà a tavola tra 10 minuti. 7. Infatti, siamo già in ritardo. Ma dove diavolo si può andare a fare shopping alle 7 della mattina? Al mercatino di Avenue de la Porte de Montreuil, esclamò Julie. È aperto dalle 7 del mattino alle 7 di sera, ma i pezzi migliori vanno via entro le 10. Vedo che ti sei fatto un'alleata. Allora, questo è un momento molto, molto simpatico, no? E effettivamente loro andranno a fare shopping e sarà decisamente divertente. E Nina piano piano si rilassa, diciamo che Alain è il suo angelo custode ed è la persona che riesce sempre a farla sentire a proprio agio. Le sta vicino con educazione, con rispetto e viceversa. E tutte e due sono alla ricerca dell'amore perché anche Alain ha avuto diverse delusioni d'amore da ragazzi precedenti e devo dire che si trovano, no? Alain consola lei e lei consola lui, quindi un po' come succede, no? Tra amici funziona così. E in questo momento in cui Nina ha un sacco di incertezze perché chiaramente si incontra con questo Christophe e deve fingere di essere di Vienna, no? Lei va lì, va a Parigi e a Parigi è di Vienna, non è Nina. Sto cercando di non dirvi di più e quindi sappiate che anche Christophe tendenzialmente conoscerà Nina come Vivienne. Chissà perché, magari leggendo scoprite qualche cosa in più. A meno che leggendo la quarta di copertina non venga fuori qualche cosa di diverso, no? Scusate, ma devo leggere quello che scrive Nina, sì, ciao, quello che scrive l'autrice Ella di Daring. La cosa che mi ha reso più triste quando ho finito di scrivere il libro è stato non dover più inventare situazioni divertenti con Alain. Mi è mancato un sacco. Guarda, devo dire che Alain è un personaggio, è una macchietta meravigliosa. Io l'ho visualizzato, devo dire la verità, mi ha fatto pensare come modo un po' teatrale di esprimersi. E infatti sono andata a cercare un po' questa persona per darvi un'idea. Io non so se voi conosciate o abbiate avuto modo di conoscere Jonathan, il personaggio televisivo che ha fatto uno dei grandi fratelli, uno dei primi grandi fratelli. In realtà ha colto l'occasione, diciamo, di popolarità del Grande Fratello per crescere all'interno della moda. È un personaggio televisivo israeliano, naturalizzato italiano, che ha fatto appunto il Grande Fratello nel 2004. Opinionista esperto di moda, ha fatto verissimo dal 2006 al 2016, stilista. Nel 2018 ha fatto l'Isola dei Famosi e attualmente conduce un programma radiofonico su RTL 102.5. Ecco, io non so se avete in mente lui, ma a me Alain, un po' come personaggio, ha fatto venire in mente lui. Quindi teatrale è la parola che meglio rappresenta questa persona. E hai ragione, è divertente. Devo dire la verità, Ella.
che io vorrei che scrivessi il continuo anche perché mi piacerebbe che tu continuassi a parlare di questa storia d'amore. Io ho adorato tutto di questa coppia, che poi chissà se diventerà una coppia a tutti gli effetti oppure no. Certamente ho due momenti da raccontarvi. Adesso, come dico ogni tanto, bando alle ciance perché ho piacere di continuare con le letture e, come avete potuto capire dalla mia un po' a volte incertezza, è un romanzo grande e di fatto ci sono tante sfaccettature, una trama sicuramente coerente e fatta molto bene, ma ci sono tante cose da dire e quando ci sono tante cose da dire il timore qual è? Di dire troppo. Per cui io cerco di limitare il tutto e vado avanti con due momenti tra Christophe e Nina, o meglio, Vivienne. Nina vive nella casa di Vivienne, no? Perché a Parigi di fatto lei è Vivienne Bonnet. Vivienne Bonnet che deve occuparsi degli affari, di investire e quindi diciamo è proprietaria della casa di Vivienne. Tutto ciò che ha costruito Vivienne nell'arco della sua vita a Parigi adesso appartiene a Nina. Ed era proprio a casa quella sera. Erano già le 7 di sera e proprio in quel momento suonarono al cancello della villa. Chi è? Sono Christophe Dupont. Posso vedere Mademoiselle Bonnet? A Nina le gambe diventarono di burro. Senza dire una parola, schiacciò il pulsante di apertura del cancello e uscì in giardino mentre Brioche si precipitava come una furia lungo il vialetto. La sagoma di Chris, che procedeva verso di lei con dei jeans e una t-shirt che mettevano in mostra il suo bel fisico muscoloso, fece accelerare immediatamente il suo battito cardiaco. Accanto a lui, Zeus camminava con la stessa classe e lo stesso fascino del padrone. Quando fu a qualche metro da lei, si fermò a guardarla. Spero di non aver disturbato nulla. La squadrò dalla testa ai piedi, la voce era roca, carezzevole, e sulle sue labbra aleggiava l'ombra di un sorriso. Solo in quel momento Nina si rese conto di indossare solamente la camicia di Alain e arrossì di vergogna. Nessun disturbo, scusami, disse guardando l'orlo della camicia che la copriva a malapena. Non aspettavo nessuna visita. Avrei potuto avvertirti, ma avevo paura che scappassi di nuovo. I suoi occhi brillavano divertiti. Stavo cucinando, forse è meglio che vada a cambiarmi. La voce di Nina uscì un po' stridula mentre cercava nervosamente di allungare il tessuto della camicia sulle sue gambe nude. No, 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 non ti cambiare. Non voglio distogliere la tua attenzione da quello che stavi facendo. Stavo cucinando, ma posso offrirti da qualcosa da bere se ti va. Volentieri. Come mai sei qui? Stavo portando Zeus al Bois de Boulogne e ho pensato di passare per sapere se tu e Brioche voleste farci compagnia. Ma a vedere cosa sta succedendo sul prato, direi che i due amici si stanno divertendo anche qui. Un bicchiere di vino? Direi che è perfetto. Aspetta, faccio io. Afferrò la bottiglia e finirono con le mani una sull'altra. Le loro dita si sfiorarono, producendo una scossa come se i due avessero toccato un cavo scoperto. Nina ne rimase stregata. Il calore di quella mano forte sulla sua era una cosa che non aveva scordato nemmeno per un secondo da quando lui l'aveva afferrata per la prima volta. Quando riuscì a tornare a respirare, prese una lunga boccata d'aria. Prendo i bicchieri, riuscì a dire con un filo di voce. Quando lei gli girò le spalle, Chris fu costretto a scuotere la testa per allontanare il pressante desiderio di averla, che quel contatto sembrava aver amplificato. Cosa stavi cucinando? Cercò un argomento di conversazione che gli togliesse di mente l'immagine di quella donna arrotolata tra le lenzuola insieme a lui. Provavo alcune ricette del libro che ho comprato l'altro giorno. Ti dispiace se continuo a cucinare? Certo che no, anzi, mi piace molto. Mi piace davvero molto. Fissando la bocca perfettamente scolpita di lui, che la fissava con una piegatura maliziosa delle labbra, desiderò buttarsi tra le sue braccia e baciarlo con ardore, come mai le era capitato. Decise invece di afferrare il suo bicchiere e ingurgitare un'abbondante sorsata di vino per cercare di calmarsi. Apro la finestra, qui dentro inizia a fare veramente troppo caldo. Ti va se metto un po' di musica?
domandò lui armeggiando con il suo cellulare e una cassa che aveva addocchiato sopra il mobile. Nel frattempo era riuscito a collegare il suo cellulare con la cassa e le note di Dancing in the Moonlight riempirono la cucina di una piacevole melodia. Nina respirò profondamente, cercò di concentrarsi sulla musica e tornò a prestare attenzione alle sue ricette, sperando che ciò l'avrebbe aiutata a superare l'imbarazzo. Sollevò il coperchio che aveva sistemato sopra ad una conca e rivelò due meravigliosi astici che si muovevano ancora. Senti, si tormentò le mani impercettibilmente. Visto che sto preparando la cena, se non hai impegni, vuoi farmi compagnia? Sarò felice di farti compagnia. E come li cucinerai? Lo vedrai. Nina sentiva il respiro di lui sul collo, ne percepiva lo sguardo impertinente e quando si voltò a guardarlo ebbe la certezza che lui non fosse affatto interessato alle sue parole. Distratto dalla sua scollatura che si intravedeva dalla camicia lasciata aperta fino al terzo bottone, Nina lo sorprese a spogliarla con gli occhi avidi di desiderio e si rese conto che Chris non stava ascoltando una parola di quello che lei stava dicendo. Allora, fammi vedere quanto sei capace, la sfidò lui allusivo. Il desiderio che aveva di baciarla, spuntato dal nulla la prima volta che l'aveva incontrata al parco, con il passare dei giorni era diventato quasi un'ossessione. E Chris non pensava ad altro. Al lavoro gli veniva in mente come l'aveva conosciuta, quando se l'era ritrovata di fronte nell'ufficio di Eric Meunier e il suo respiro si era fatto più veloce, la sua testa aveva fatto fatica a concentrarsi sul lavoro. Mentre parlava al telefono, le immagini della loro giornata passata insieme lo tormentavano fino a fargli perdere il filo del discorso, per non parlare dell'effetto che aveva su di lui il suo profumo, che lo scuoteva profondamente e gli provocava un tormento al basso ventre quasi imbarazzante per un uomo esperto come lui si riteneva. E in quel momento, solo in quella villa con lei, l'unico pensiero che riusciva a mettere a fuoco era di baciarla per tutta la sera e... Ti piacciono gli spaghetti? Spaghetti? Ripeté per concentrarsi sulla domanda. Sì, gli spaghetti. Moltissimo. Bene, vada per gli spaghetti. Posso aiutarti? Chris si mosse verso di lei e afferrò un grembiule che era appeso alla parete. Non sono un granché come cuoco, ma potresti insegnarmi. Nel frattempo Nina, che aveva ripreso ad affaccendarsi in cucina, tagliando le zucchine e mettendole a rosolare in padella, si avvicinò a lui. Aspetta, ti do una mano. Ok, mi puoi aiutare a pulire gli astici? Questa è tipo la terza volta, o forse già la quarta, che questi si incontrano e hanno questi momenti così... No, di tensione emotiva che per una ragione o per l'altra, ragazzi, sfuma. Anche questa volta Nina fugge, riceve una telefonata e quando torna dice di avere un grandissimo mal di testa, che non può, che non ce la fa, che le dispiace, ma lo manda via. Ma il punto è che lo manda via. Cioè, non quel mandare via come a volte facciamo noi, manda via, cioè resta, manda via, vai via, non resta, vai via. No, no, vai via, e lui va via. Ciò nonostante, tutto ciò crea in lui chiaramente un'attenzione ancora maggiore, perché capisce, insomma, è un uomo, è più grande di lei, capisce che anche da parte sua ci sia qualcosa, ma perché questa donna scappa sempre? Nina, d'altra parte, cominciando a conoscerlo e cominciando ad ascoltare quello che lui le racconta, si capisce che è un uomo che è molto intransigente, che non sopporta le bugie, che non perdona, non ha perdonato il fratello, non, a questo mito del padre perfetto. E quindi cerca di essere il più possibile uguale a questo padre, che in un certo qual modo arrabbiatissimo con l'altro figlio, non lo ha mai perdonato per determinate cose che leggerete, e Chris di conseguenza non ha mai perdonato il fratello per le ragioni per le quali il padre non l'ha mai perdonato. Quindi, insomma, non per niente è un romanzo romantico, no? Dove ci sono tutti questi incastri alla Beautiful che bisogna soltanto leggerlo, c'è poco da fare. Allora, noi siamo arrivati alla fine. In realtà io volevo farvi un regalo.
Vediamo cosa dice ella, perché io avrei piacere di fare una lettura a pagina 233, che voi dite, caspita, come sei andata in là, tu di solito rimani sempre entro le 100 pagine, ma dipende quanto è lungo un libro, perché se un libro è lungo 400 va da sé che siamo a metà e quindi più o meno potrebbe andare. Mi piacerebbe raccontare il momento nel quale Nina non scappa da Chris. Allora, visto che sono già le 7:30, Ella, di tu, la leggo questa pagina d'amore oppure no? Mentre aspetto Ella, intanto scusate, stasera vi ho trascurato un sacco. Vedete che bisogna riprendere, no? La bicicletta, la stessa cosa, no? Non disimpari, ma devi riprendere un po' ad allenarti. Allora, vi leggo due cose un attimo, poi allora grazie, mi dice di sì, Ella, quindi vi leggo questo, spero di non farvi fare troppo tardi. Tantissime persone hanno partecipato, vi ringrazio, mi dite brava, sono molto felice. Complimenti all'autrice, alla mitica Lucia, Annalisa Scaglione. Ciao Anna, anche lei, la partita va giocata. Ragazzi, ci sono delle autrici bravissime ai loro primi romanzi, ma con un talento davvero notevole. Simona Lasca è la mia amica, tu sei musica, insieme abbiamo fatto una cosa bellissima che a breve potrete ascoltare e leggere. La nostra Lucia bravissima, bravissima l'autrice, grazie, grazie, meravigliosa Lucia, grazie ragazzi, grazie. Libro da comprare, Fede, è vero, complimenti. Ho avuto davanti agli occhi la scena, è scritto davvero bene, vero Katia, verissimo. La fuga è il talento più sviluppato di Nina. Grazie, gentilissima Lucia, bravissima a dare voce ai personaggi. Grazie, Ella. Isabella è arrivata, ciao. Un aperitivo perfetto, Federica. Ragazzi, dite tutti di sì e allora io vi leggo questo momento che io, ragazze, vi assicuro che c'è stato un momento che volevo andare avanti per arrivare a questo famoso momento. Allora, parte così, non vi dico nient'altro prima, nient'altro dopo. Parte così. Stai scappando di nuovo? Le domandò sussurrandogli a fior di labbra mentre fissava i suoi brillanti occhi verdi. La teneva per i polsi e senza il minimo sforzo la portò a sé, cingendole la vita, facendo appoggiare i seni di lei sul suo petto. Un brivido di eccitazione lo attraversò e capì che così successe anche a lei. Non scappo, te l'ho già detto. Provò a dire Nina, che nel frattempo aveva smesso di respirare incatenata quello sguardo che sembrava averla ipnotizzata. Certo che non lo farai. Chris le sfiorò una spalla nuda. Questa volta non te lo permetterò. Non lasciò a Nina il tempo di capire cosa stesse succedendo, ancora convinta com'era che lui fosse furibondo con lei. Si chinò sul suo viso e catturò la sua bocca in un bacio rovente, stringendole il corpo ancor più vicino al suo. Famelico, come se non avesse mai desiderato altro in vita sua, le dischiuse quelle labbra che aveva sognato ogni notte da quando l'aveva incontrata la prima volta e cercò la sua lingua mentre faceva risalire la mano sulla sua schiena nuda fino a tuffarla nella massa di lucenti capelli setosi. Nina, che fino a quel momento aveva cercato di mantenere la mente vigile, quando Chris le stuzzicò il labbro con un lieve morso, perse quel barlume di lucidità che ancora era riuscita a mantenere e si abbandonò nelle braccia di quell'uomo, senza farsi troppe domande. Quando lui si staccò, Nina sentì un vuoto improvviso e quella sensazione che si prova allo stomaco quando si corre sulle montagne russe. Ti desidero dal primo momento che ti ho vista, esclamò lui senza staccare gli occhi da quelli di lei, e ti voglio ora. Nina, dimenticata improvvisamente la sua timida riservatezza, ormai dominata dalla stessa identica fantasia che le martellava la testa da giorni, lo prese per mano conducendolo al piano di sopra e poi nella sua stanza. Quando furono dentro, la porta si richiuse alle loro spalle. Chris rimase fermo e immobile di fronte a lei per poterne ammirare la smisurata bellezza, della quale quella donna sembrava non essere nemmeno consapevole. Sei davvero, davvero bellissima, le sussurrò con la voce roca, e in quel momento capì di aver perso completamente la testa per lei. Si avvicinò e, voltandola di spalle, fece scorrere la cerniera dell'abito fino a che non fu aperta completamente e quello non cadde a terra. La visione paradisiaca del suo sedere tondo e sodo, incorniciato da un paio di slip di pizzo nero, gli fece perdere il controllo completamente. Sollevò Nina con le sue braccia forti, posandola sul letto come se fosse senza alcun peso specifico, e quando lei si sfilò il reggiseno, lui impazzì di desiderio.
L'ultimo limite che li separava. Nina lo eliminò con altrettanta naturalezza, come se tra loro ci fosse un'abitudine intima che nella realtà non era mai esistita. Agli occhi di Chris, quel gesto risultò al tempo stesso ingenuo e sensuale in egual misura, tanto che dovette chiudere gli occhi ed inspirare con forza dalle narici per riuscire a mantenere il controllo. Anche lei chiuse gli occhi, mentre l'eccitazione aveva accelerato il ritmo del suo respiro, che affannoso muoveva i suoi seni pieni e sodi, sollevandoli ritmicamente. Quando entrambi si guardarono nuovamente, quella confidenza inaspettata li fece sentire così vicini che anche Chris si liberò agilmente dei vestiti che ancora aveva addosso e nel momento in cui fu completamente nudo in piedi davanti a lei, Nina lo guardò con un desiderio che mai i suoi occhi avevano comunicato a un uomo. Piegò le gambe e le aprì impercettibilmente, accogliendolo in un abbraccio sensuale, dove lui si abbandonò estasiato. In un attimo, i due si persero l'uno nell'altro, come se non avessero mai desiderato altro per tutta la loro esistenza. Un amore all'altezza di Ella di Daring.